siamo qua negli studi di Rec Anziana a Milano, siamo venuti a fargli qualche domanda sulla sua ultima scelta di vita, che è la scelta vegana. E innanzitutto vogliamo ringraziarlo per, oltre ad aver fatto questa scelta, aver deciso di usarla come modo di diffondere questa cultura alimentare. Vogliamo chiedergli subito che cosa l'ha spinto a prendere questa decisione, cioè a rappresentare questa scelta alimentare, oltre che per se stesso, ma anche per il pubblico, diciamo. Io penso che sia giusto parlare delle cose belle che fai. E quando ho capito che diventare vegano poteva essere importante non solo per me, ma anche riuscire in qualche maniera a trasmettere questo messaggio, ho deciso di dire di sì quando qualcuno mi chiede un'intervista, quando qualcuno mi invita a qualche manifestazione legata appunto a questo stile di vita, perché io credo che chiamarle filosofie sia troppo e non sono certo delle diete, che sarebbe riduttivo. È uno stile di vita, è un concetto, è affrontare la vita in una maniera diversa. Io sono stato per 15 anni vegetariano, mangiavo però ancora ogni tanto il pesce in quanto ero pescatore. Io da quando ho 3 anni col mio papà andavo a pescare, per cui era la mia passione più grande. Quando andavamo in vacanza mia moglie mi vedeva al mattino partire con le canne e alla sera tornare col pesce, per cui ero sempre sul fiume o in mare a pescare. Poi qualche anno fa non sono più riuscito perché mi rendevo conto che per un mio divertimento, visto che oggi grazie a Dio l'alimentazione si può procurare anche in altro modo, non occorre andare a cacciare o a pescare, era solo per divertimento anche sano, perché è all'aria aperta, ma si può stare all'aria aperta anche senza andare ad ammazzare dei pesci, per cui non riuscivo più proprio a farlo e ho smesso. E da lì ho capito che era arrivato il momento, che la mia vita doveva cambiare, e quindi da vegetariano, che ancora mangiavo ogni tanto il pesce e qualche derivato, tipo pezzetto di formaggio ogni tanto, qualche uovo, doveva diventare un po' più seria, convinta. E mi sono molto informato, perché ho capito che le cose vanno fatte bene se si devono fare, e sono diventato vegano in maniera assoluta, serissima. Non trasgredisco neanche con un brodo di carne dentro al quale magari mi dicono che hanno fatto un risotto con gli asparagi, perché comunque c'è il brodo di carne. Non mangio le uova, il latte non lo bevo da anni e non credo che sia veramente assurdo. L'uomo è l'unico mammifero che continua a bere il latte da grande, cioè tutti gli altri mammiferi del mondo, finito lo svezzamento, abbandonano il latte. Io penso che la gente non sa cosa mangia, credo che ci sia molta ignoranza in senso buono da parte di tutti noi, che ci riempiamo lo stomaco con cose senza domandarci da dove arrivano, cosa hanno prodotto. Io sono molto amico di Laura Eastman, la sorella di Linda Eastman, la moglie di Paul McCartney, che è morta di cancro, e mi raccontava che Linda prima di morire disse che se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti quanti vegani. Questo mi ha fatto pensare, mi ha anche un po' così preoccupato. Sono andato a leggere, ho letto molto e mi sono reso conto che cosa succede nei macelli, mi sono reso conto che cosa succede alle galline ovaiole, perché uno dice vabbè, ma l'uovo lo puoi mangiare, mica soffre la gallina, ogni giorno la gallina fa un uovo. Sì, ma quelle ovaiole che devono produrre tante uova vengono trattate in maniera terribile, vengono messe in gabbie dentro le quali non si possono girare, gli viene tagliato il becco. Credo che non sia una bella vita quella delle galline che vengono tenute in batteria per fare delle uova. Poi, se pensiamo come viene fatta la selezione, no? Che la gallina femmina, quando sono pulcini, viene tenuta per fare le uova, e la gallina maschio, che non farà uova, viene buttata viva e nutrita carne per farne immediatamente mangime da dare ad altri animali. Ecco, insomma, tutte queste cose
mi hanno fatto un po' male. Infatti c'è chi dice che con la carne che si mangiano anche queste ultime emozioni che l'animale vive prima di essere ammazzato, quindi la disperazione, la paura. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Io penso che ogni cosa del mondo, se vogliamo, ha un'anima, figuriamoci un essere vivente, per cui credo che mangiare del dolore non possa far bene, mangiare dei cadaveri poi ancora meno, perché il nostro corpo non è fatto per nutrirsi di carne che rimane dentro di noi per 2-3 giorni prima di essere evacuata, cioè non abbiamo i canini, questi non sono canini da carne, l'uomo nasce raccoglitore, poi vabbè, col fuoco ha scoperto che cucinandola la carne si poteva anche mangiare, ma non ci credo a queste cose, insomma, cioè io penso che il leone ha 1,20 m di intestino, noi abbiamo 9 m, cioè c'è qualcosa che non funziona nel nostro mangiare carne, e poi credo che noi non siamo i padroni, noi uomini, non siamo i padroni della terra e quindi non abbiamo nessun diritto di vita o di morte sugli altri esseri viventi. Credo che noi dobbiamo vivere compatibilmente anche con la libertà e la vita degli altri. Inoltre c'è poi un discorso etico a livello mondiale, cioè la produzione della carne è una delle cause della fame nel mondo, perché tutti i cereali che vengono prodotti per mantenere i 15 miliardi di capi animali esistenti al mondo, tutti quei cereali in un anno risolverebbero il problema della fame nel mondo e saremmo anche magari un po' più sani, per cui poi senza tenere conto di tutto il male che gli allevamenti fanno con le feci, con l'inquinamento, proprio l'anidride carbonica che esce da un allevamento di mucche o di maiali, l'inquinamento dei liquami che vanno nei fiumi, cioè è tutto un mondo che è fatto per farci star male, per far arricchire pochi e per far star male molti. Quindi assolutamente stai parlando dell'impatto delle nostre scelte alimentari sull'ambiente, sull'ecologia, sull'economia, anche perché sappiamo che è uno spreco, no, di risorse naturali. Certo. E poi anche a livello etico. Ma volendo parlare un attimino dell'aspetto salutistico, tu hai notato per esempio nel cambiamento che hai fatto, se ci sono stati dei miglioramenti per quanto ti riguarda, nel tuo stato, insomma, di certo. Ma guarda, i cambiamenti ci sono già stati 15 anni fa quando sono diventato vegetariano. Io ho concluso la mia carriera da carnivoro 15 anni fa a casa di amici a Firenze, una casa bellissima. Tra l'altro c'era ospite anche il grande Franco Zeffirelli, che aveva portato assieme a un suo amico cuoco delle chianine, delle bistecche chianine fantastiche, rosa, bellissime. Cioè era tutto perfetto, cucinate sui carboni, dell'ottimo Chianti, c'erano i fagioli cannellini assieme. Era tutto perfetto, tranne una cosa, che io potrei ancora oggi disegnarti il soffitto a cassettoni della stanza dove ho dormito, perché sono stato tutta la notte con l'occhio a palla a guardare, perché non riuscivo a dormire, avevo l'acido che veniva su. E questo mi succedeva già da 1 anno e mezzo, al che ho smesso, ho detto quella notte proprio io ho deciso non mangerò mai più carne, quindi salumi e qualsiasi altra cosa. Dopo qualche giorno mi sono cominciate delle coliche. Tu dici, ma allora fa male? No, fa bene, meno male che ho smesso, perché queste coliche erano dovute a un calcolo di acido urico radiotrasparente, per cui non lo vedevano quando facevano le radiografie, ma io lo sentivo. Per cui dopo la 19ª colica, che proprio ero, cioè come aver fatto 19 bambini, sono andato nella mia città a Treviso e l'hanno bombardato. Ma siccome non lo vedevano, hanno capito più o meno dov'era, per cui in realtà hanno bombardato me. Ha detto prima o poi lo piglieremo pure il calcolo e non è stata una cosa bella, no, proprio per niente. E mi hanno detto, meno male, ho raccontato che avevo smesso di mangiare da pochi giorni carne, da un 15-20 giorni, ho detto meno male che lei ha smesso, perché è proprio questo calcolo è proprio figlio dell'acido urico. Da allora, ringraziando il Dio, io non ho più avuto nulla. Quindi già i primi benefici sono arrivati non mangiando carne e formaggi. Poi adesso da 2 anni e mezzo io sono vegano, non lo so se sto meglio, io mi sento bene, di sicuro la gente mi dice cosa hai fatto
E nel nostro ambiente, quando ti dicono cosa hai fatto, ti guardano subito se c'hai i taglietti, le cose. Tranquilli. Cioè, non so neanche che cos'è io quella roba, non ho fatto nulla. Io addirittura penso che non mi sono mai lavato il viso col sapone. Io mi lavo solo con l'acqua, ma da sempre. Da sempre, perché il sapone mi brucia gli occhi. Da bambino mi bruciava gli occhi, da grande credo non serva. Credo... Per cui io proprio non ho mai fatto nulla. Però sto bene dentro. Ho fatto gli esami del sangue, guarda, sono nel mio computer, mi sono arrivati ieri, perché giustamente mangiando in maniera così particolare e limitando un certo tipo di cose, però limitando la parola sbagliata e scegliendo un certo tipo di cose buone, volevo capire i miei livelli del calcio, del potassio, sodio, colesterolo, e non ho un valore, li ho fatti tutti, non ho un valore fuori. Allora, sempre ringraziando nostro Signore, qualcosa ci ho messo anch'io, però, col mio comportamento e con i miei piccoli sacrifici in tournée di andare a cercare qualcuno che mi cucini qualcosa da mangiare e non mi proponga le solite verdure grigliate che c'è. Quando gli dici sono vegano, prima ti guardano come se tu fossi malato, no? Poverino, una brutta malattia. E poi ti dici, ma posso fare un bellissimo piatto di verdure grigliate, che è proprio la mancanza di fantasia più totale che un cuoco può avere. Allora, adesso io prenderò questo libro della Renata al Vegan Fest, me ne farò dare 100 copie e le regalerò a tutti i ristoranti dove vado, entro con quello, dico, un'occhiatina, un quarto d'ora mi fai un piatto, perché non è possibile. Visto che noi diciamo parliamo di questi argomenti, ma non soltanto rivolgendoci a un pubblico già, come dire, pronto e preparato, ma cerchiamo anche di comunicare con persone che magari non lo sono ancora, devono ancora fare questa scelta, e magari sentendoti parlare, la tua testimonianza, chissà mai, no? che si decidano, no? a fare un piccolo passo. Allora, ci sono molte persone, per esempio, che si trattengono dal fare questa scelta perché hanno un po' timore di essere giudicati dal giudizio degli altri, di isolarsi, di non essere accettati. Gli altri come hanno preso la tua... La rispettano, si incuriosiscono, ogni tanto ascoltano anche quello che dico, ogni tanto provano, ma tutti gli amici, anzi ti dirò che è un argomento di conversazione, perché se tu ti trovi a tavola e ti vedono ordinare un certo tipo di cose e non altre, qualcuno magari si incuriosisce, perché io anche arrivo in un ristorante e dico, allora io sono vegano, e dico, guardi, dal menù mi porta questo, questo e questo, chiedo delle cose che vanno bene a me, raccomandandomi magari che non ci sia uovo, perché in Italia l'uovo, la pancetta, la carne, i sughi ci sono dappertutto, è veramente difficile. Si mangia molto meglio al sud vegano che al nord, perché è una cucina più povera, più mediterranea, no? E allora mangi questi purè con le cicorielle fantastiche. A Napoli c'è un posto dove vado a mangiare i friarielli con i fagioli. I friarielli sono una specie di cime di rapa cotte, di una bontà incredibile, ma che ne so, ma solo la pasta alla norma, se tu non ci metti la ricotta, è un piatto bilanciatissimo, stupendo. E le trenette al pesto, c'è il pesto senza formaggio, che è buonissimo, che non serve il formaggio, per cui insomma, voglio dire, si può mangiare benissimo. Ti guardano un po' strano se fai il discorso un po' più profondo, perché la gente ha paura di entrare nei particolari. Viviamo in un mondo che forse ci obbliga ad essere superficiali, no? Perché è tutto di corsa e quindi in corso non puoi approfondire. E allora quando tu fai un discorso che va un po' a toccare l'etica, sono più i grandi che ti ascoltano, quelli che in età pensionabile, no? che hanno forse un po' più di tempo per riflettere, forse hanno anche un po' più bisogno di pensare a come tutelare il loro corpo per gli anni che li restano, speriamo tanti. Però vogliono, cioè un cinquantenne, un sessantenne più attento a queste cose di un ventenne che può mangiare. Io a vent'anni mangiavo le gambe del tavolo e le digerivo, voglio dire, cioè non hai problemi a vent'anni. Però spiegarlo anche a quelli di vent'anni che ci può essere una maniera di stare bene, di vivere bene, credo sia importante. E poi non si rinuncia a nulla, perché ci sono delle cose buonissime. Cioè io non mi sento di essere uno triste, uno che rinuncia. Probabilmente rinuncio ad avere un tumore al collo, rinuncio a queste cose, ecco, ma non certo a mangiare bene. Hai parlato dei giovani adesso, no? È verissimo quello che dici, perché quando una persona ha superato i 40 anni, come dire, no, il tempo presenta il conto, e quindi se uno
diciamo, sta più attento, no? Cerca di stare più attento. Però dal punto di vista della coscienza etica, della coscienza del rispetto della natura degli animali, forse i giovani magari sono meno sensibili al discorso della salute, ma più sensibili al discorso dei valori. Non credi che sia importante comunque mirare il messaggio anche a tutti naturalmente, ma soprattutto ai giovani? Per esempio la nostra associazione, noi facciamo anche dei progetti di utilità sociale andando nelle scuole a parlare anche di questi temi, dell'alimentazione eccetera, e riscontriamo un pochino quello che tu stai dicendo, cioè che dal punto di vista della salute sono, come dire, poco sensibili, perché ovviamente hanno un organismo giovane, vitale, si mangiano appunto le gambe dei tavoli, non c'è problema. Però ecco, quando poi sentono dire che ci sono delle persone che muoiono di fame nel mondo tutti i giorni e non fa notizia sui telegiornali, che l'ambiente è disastrato e tutto quello che hai detto, certo, prima, ecco che lì forse si addrizzano le antenne. Ma guarda, io nelle scuole da 19 anni porto avanti un progetto che si chiama Un albero per la vita. Non parliamo di cibo, ma parliamo di ambiente. Lo facciamo io e mia moglie con le scuole, con le prime elementari. Abbiamo regalato 25.000 alberi in vaso, che dopo il terzo anno viene piantato o a casa del bambino o nel giardino della scuola, in uno spazio che il comune ci dedica e ci regala. Lo facciamo in vari comuni dell'area di Treviso. Io li trovo sensibilissimi a queste cose legate ai grandi valori, all'ambiente, all'acqua, al poter respirare bene, e i bambini sono fantastici. Credo che parlare di alimentazione nelle scuole, c'è anche il rischio di trovare i genitori che poi ti dicono: ma cosa si date a mettere in testa a mio figlio? Mio figlio deve nutrirsi con della sana carne perché altrimenti non cresce. C'è un po' questo concetto, come quelli che quando tu gli dici io sono vegano, e loro subito dicono: ah no, ma anch'io la carne, ma la mangio pochissimo, massimo una o due volte alla settimana. Che una volta alla settimana è il massimo consentito, secondo me, della carne, proprio se vuoi mangiare tanto. Per cui, però la gente insomma poi ti dice che non sa rinunciare, come quelli, come smettere di fumare. Io ho smesso di fumare, io sono il più grande peccatore del mondo, perché ho fatto tutto prima di smettere, però poi ho smesso. C'è un momento nella tua vita in cui la vita, come dicevi giustamente, tu ti presenta il conto, fino a un certo punto la vita ti dà, poi comincia a togliere, allora bisogna un po' adeguarsi e adeguare il proprio comportamento. Io ho smesso di fumare, e se ci sono riuscito io, può riuscirci chiunque. Io fumavo 2 pacchetti di sigarette al giorno, e ho smesso da un giorno all'altro. C'è questo libro fantastico di Alan Carr che dice: è facile smettere di fumare se sai come fare. L'ho regalato a un sacco di amici. Quelli che l'hanno letto hanno smesso. Quelli che non hanno smesso è perché non hanno letto. Io credo che parlare di cose positive comunque ai bambini, a chi ti sta vicino, alla famiglia, ai tuoi figli, sia una cosa bella. Certo, mia figlia mi ha preso in giro, la Chiara, mi ha detto: papà, allora hai letto il libro di Alan Carr e hai smesso di fumare, e va bene, anche perché lei mi ha rotto da quando è piccola. Che proprio, sì, proprio terribile, mi cantava le canzoni cambiando le parole e augurandomi malattie terribili se non smettevo, per cui, ma quando era proprio piccola. Poi dice: hai letto i libri sul veganesimo e hai smesso di mangiare qualsiasi cosa. Io sono orgoglioso perché non ho mai fatto andare, ma non con l'obbligo e con la cattiveria. Li ho convinti spiegandolo che era meglio di noi, i miei figli, da McDonald's. Loro non ci sono mai andati, io non ho mai detto cose brutte o per le quali possa essere denunciato. Gli ho solo spiegato che si può mangiare in maniera diversa, e devo dire che non ci sono mai andati. A proposito dei figli, cioè del rapporto anche con la famiglia, cioè il cibo in famiglia, è una domanda un po' personale, però insomma, visto che i tuoi familiari ti seguono in questa tua scelta, oppure convivi con abitudini alimentari diverse? Allora, mia moglie cucina per i ragazzi e per lei, e io quando sono a casa amo cucinare per me. Quando siamo solo io e mia moglie, spesso lei mi segue, perché lei non è poi una mangione, una che mangia sempre il giusto, quello che si sente. Però lei, per esempio, è una di quelle che ogni tanto sente proprio, se come è molto alta, magra, sente proprio il bisogno, per esempio, di mangiare un po' di proteina. Io non ho nessun problema. L'altra sera eravamo a suonare a Firenze, l'ho portata da Latini a mangiarsi la sua bella bisteccona, e io mi sono mangiato i miei bei fagioli cannellini, la pappa al pomodoro, la ribollita, ed ero un uomo felice. Cioè, si può convivere. A me piace molto cucinare. Sai una cosa? Ho scoperto che da quando sono diventato vegano,
apprezzo il cibo di più, nel senso che quando vado a tavola è veramente una forma di liturgia in cui ti avvicini al cibo e ripercorri inconsciamente, ma dai valore alla vita, al corso anche del cibo che stai per mangiare. Cioè io quando mangio delle cose penso da dove arrivano, come sono cresciute, chi le ha coltivate. C'è qualcosa di più che andare al ristorante, aprire il menù e mangiare, ti portano quello che ti portano, oppure quello che hai scelto, ma senza ragionamento. Cioè mi piace, e quindi mi piace cucinare, mi piace fare la spesa. Ho i miei pusher privati di cose buone, per cui per esempio ho adottato un orto vicino a casa mia. Adesso, visto che siamo ancora sempre sulle cose personali, volevamo entrare un pochino più nel dettaglio su che cosa mangi. Se, per esempio, non so, ci fai un esempio di una colazione o di un pranzo o di una cena tipo, no? Che può in qualche modo far capire, no? Che cosa vuol dire essere vegani, che non è quella cosa triste, certo. Tipo lattuga e pomodoro e basta. No, ma per carità. Allora, per esempio, stamattina ho mangiato un'arancia buonissima, che ce n'è ancora qualcuna buona, anche se stiamo uscendo dalla stagione. Mangio solo cose di stagione. È un'arancia buonissima e una mela, una tazza di latte di riso con caffè d'orzo, buonissima, senza zucchero. Non uso zucchero, uso il succo d'agave. E al mattino parti bene così, insomma. Ho preso la mia pastiglietta di vitamina B12, perché come voi sapete, come il maestro ha scritto nel suo libro, la vitamina B12, purtroppo lavando tanto i nostri ortaggi, perché è un po' nei germi che ci sono negli ortaggi, ne abbiamo sempre meno, e comunque in natura ce n'è veramente poca, ce n'è un pochino nella spirulina, in quest'alga, ma insomma c'è poca roba. Per cui bisogna prenderla un po' sintetica, e vendono delle ottime pastiglie di vitamina B12, e una pastiglia di quelle da 1000 mg vale un bisteccone di quelli immangiabili. Allora, e sono a posto. Non spezzo mai con la merendina, io la merendina non bevo molta acqua. Poi a mezzogiorno, insomma a pranzo, io di solito tenderei a mangiare qualcosa che mi dia un po' di spinta, per cui ieri per esempio mi sono cucinato 5 cereali, orzo, avena, tutte queste cose, farro, tutte queste cose. Oppure una buona pasta di kamut con vari sughi. Il caffè credo sia un veleno come la cioccolata, quindi non mi piace berlo. Bevo quello d'orzo oppure evito. La sera mangio magari delle proteine. Allora, vicino a Treviso c'è un produttore che si chiama Bioenergy che fa il più buon seitan del mondo, fa il seitan di kamut alla griglia, perché lui era un cuoco. Per cui, capito, è fortissimo, che ti fa queste cose. A parte che ci mette dentro la rapa rossa, le fa alla griglia già scottate, che ti sembra di vedere veramente un hamburger, ma di quelle serie, ed è buonissima. Poi, per esempio, da noi c'è la pasta e fagioli, che è buonissima, e la vera pasta e fagioli non è col maiale dentro, non mettono il pezzo di maiale per è una cosa più del nord quella. Ma a Treviso da noi non la fanno così. Anzi, da noi fanno un piatto che è bellissimo, che è molto povero, che si chiama radici e fasioi, che sarebbe pasta e fagioli fredda, che proprio deve densa, che infili il cucchiaio e deve stare in piedi, con il radicchio rosso di Treviso messo dentro, condita come se fosse un'insalata, quindi olio, aceto, pepe e sale. È una roba da perdere la testa. Infatti era un piatto poverissimo che adesso è diventato, capito, molto d'élite, assolutamente nei ristoranti ti offrono la pasta e fagioli fatta tutta quanta, messa bene, mentre noi la mangiavamo proprio nella ciotolona, ed è fantastica, ed è un piatto buonissimo. Poi per esempio ci sono gli asparagi selvatici che vengono raccolti lì nella zona del Montello dalle mie parti, e io ho un appuntamento adesso fra pochi giorni con Paolo Kessisoglu delle Iene, che è un mio carissimo amico e ha sposato una ragazza su da quelle parti, e abbiamo anche lì il nostro ristorante dove ci prepara proprio il risotto con gli asparagi selvatici, e mangiamo gli asparagi selvatici, che sono delle cose stranissime, verdi, ma di una bontà molto amare. Poi nell'isola di Sant'Erasmo, vicino
a Venezia, in laguna, raccolgono e coltivano le castraure. Le castraure sarebbero i carciofi quando stanno per diventare carciofi, piccolini, quindi sono grandi così, costano come andare a fare la spesa in gioielleria, ma sono di una bontà, amarognoli pazzeschi, anche quello è un piatto unico, allora ne fai un po' in insalata, olio e limone, e gli altri li fai, come dicono, in teccia, cioè in padella, col prezzemolo e l'aglio, è un'altra roba di una bontà incredibile. Per cui ti dico, ci sono delle cose talmente buone nel nostro paese, che ha ancora la qualità del prodotto, che non occorre andare a tagliare le gambe a dei maiali per fare dei prosciutti, o pretendere che una mucca faccia 70 litri di latte al giorno per avvelenarci o per fare dei formaggi, si può fare pure a meno. Adesso proverò i formaggi di latte di soia al Vegan Fest, mi hanno detto che c'è un produttore che riesce a cagliare il formaggio di soia e fare dei pecorini fantastici. Lo proviamo. Ci battiamo su uno scopo comune adesso, no? Quindi tu pensi che oggi sia giunto forse il tempo di unire un po' le forze e di dare una spinta a questo processo evolutivo che comunque ci sarebbe? Bisogna darsi da fare, ma io so che ci sono dei colleghi sensibili a questo, al di là di Anna Oxa che è convintamente vegana come me, però anche Lorenzo Giovanotti so che è uno molto sensibile, credo sia più o meno vegetariano lui. Paul McCartney è vegetariano, Moby è vegano. Sogniamo di fare un grande evento a Milano per l'Expo 2015 con tutti voi artisti, cantanti, musicisti, persone di cuore che hanno fatto questa scelta e che possono dare una, diciamo, un contributo alla causa. Tu cosa ne pensi? Come la vedi questa possibilità? Ditemi cosa devo fare e io ci sono. No, nel senso che, credimi, per cose molto minori ti direi parla con il mio manager, con i nostri uomini che lavorano per noi, ma per queste cose che fanno parte della mia vita, che sono cose che ritengo siano belle da fare, ma belle per le generazioni che verranno, belle per la gente che in giro per il mondo sta meno bene di noi, belle per noi, perché in qualche maniera se stiamo bene noi facciamo star bene anche le persone che vivono accanto a noi, e poi noi abbiamo il diritto di vivere e abbiamo il dovere di vivere per i nostri figli, per le nostre mogli, perché siamo un punto di riferimento per loro, e di vivere bene, di vivere sani, di vivere lucidi. Quando si fa qualcosa che non nasce certo a scopo di lucro, ma soltanto per un'idea positiva che abbiamo, credo che sia giusto unirsi, per cui io ci sono. Grazie a voi.